Buona giornata, ti auguro tanto divertimento e buona fortuna. Ricordati di essere sempre positivo. Oggi è venerdì 4 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Beghe e complicazioni in famiglia. Le complicazioni di cui parlano le stelle sono d'ordine emotivo o familiare, qualcosa che sopraggiunge a interferire sui progetti per la serata. Un guasto a un elettrodomestico, per esempio, potrebbe essere la causa del fastidio per questo irritante disguido, che oltretutto potrebbe costarvi non poco. Meno male che sul lavoro non c'è nulla da ridire, concludete la giornata in bellezza con guadagni discreti che vi aiuteranno a tappare la falla. Ancora più accesa la serata col passaggio lunare in Ariete, segno di fuoco intrigono al vostro, slancio, entusiasmo, ottimismo, raddoppiano la loro portata. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Oggi guardate avanti, dritto davanti a voi. Non lasciatevi distogliere da chi ha tutto l'interesse a non farvi concentrare. Se avete dei progetti in corso dovrete abilmente e sapientemente cercare di perfezionarli. State in guardia. Se oggi vi difetterà la pazienza non è detto che dovrete essere necessariamente scortesi, di fronte a consigli non richiesti limitatevi a sorridere e fare finta di accettarli. Oggi la Luna e Venere potrebbero rendervi assolutamente irresistibili, alcuni di voi, particolarmente i nati di venerdì, potranno godere anche di un Giove in ottimo aspetto che donerà loro qualche sorpresa. Di tutto rispetto. Una notizia ti farà dispiacere e ti deluderà. Contrattempi vari mal sopportati. Voglia di cambiare qualcosa della tua abitazione. Una lieta visita potrebbe allietare la serata. Stai attento a non spendere più del necessario. Ottima carica emotiva, il cuore batte forte. Poggiate le vostre certezze sul granito e sulla roccia dei vostri principi e valori, ricordate che se li lasciate per strada sarà difficile dopo recuperarli. Giornata non molto fortunata per i trasporti, chi si sposta per lavoro o per studio oggi dovrà fare i conti con alcuni contrattempi che potrebbero far perdere la pazienza. Meno tempo al computer e al cellulare gratificherà la vostra vita di emozioni nuove e servirà a non farvi chiudere su voi stessi. Pensate positivo oggi e coltivate rapporti veri. Oggi qualcuno vi potrebbe mancare di rispetto, non fatene subito un dramma e cercate di scusare prontamente. In serata un'amicizia importante potrebbe darvi qualche pensiero. Andate oltre le apparenze. Il vostro spirito di indipendenza in questa giornata vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia e questo vi catapulterà in un clima di astio e rancore che non provavate ormai da tempo. Qualche momento di tensione in amore. È possibile che abbiate qualche credito in giro, che potrebbe risollevare la vostra situazione e che potrebbe salvarvi da eventuali sciacalli. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate piuttosto di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Una danza di pianeti accompagna questa bella giornata di inizio estate. In special modo guida il gioco Plutone, nel buon vicino Capricorno e poi Saturno in Acquario, ognuno di loro si impegna perché voi possiate trovare ottime occasioni di divertimento, di riuscita, di soddisfazione intima e pubblica. Quasi a non farvi vivere una fortuna troppo sfacciata. La provvidenza zodiacale piazza altri pianeti a contrastarvi, Giove e di Mercurio, che, da Pesci e Gemelli, vi ricordano di occuparvi dei parenti, dei legami stretti. Fate dunque attenzione, nell'esplosione del vostro successo, a non scordarvi o a non trascurare i vostri cari e tenete sempre su di loro la vostra mano protettiva. Le stelle durante la giornata di oggi saranno ancora opposte, siete ancora indecisi e non riuscite a liberarvi di un dubbio. Attenzione a non fare promesse che non siete in grado di mantenere. Qualche certezza in più sul lavoro. Cari Sagittario, con Venere che domani entra nel segno l'amore prenderà una piega inaspettata. Cercate di evitare le discussioni inutili e nel lavoro aspettatevi dei cambiamenti. Riuscirete ad avere molta più grinta in questa giornata.
specialmente se riuscirete a coinvolgere la vostra famiglia in qualche vostra idea. Non sarà facile, ma sicuramente ci dovrete provare. Continuate a spingere, invece di tenervi da parte, forse riacquisterete quella fiducia che non avevate più. Certamente prenderete diverse cantonate, ma non è detto che lo farete se starete attenti a quello che accade. Luna malmostosa a braccetto con Nettuno è in quadratura al vostro segno, in più la coppia Sole-Mercurio in quello opposto. Ben pochi appoggi celesti, l'unico sul quale fare affidamento arriverà solo in serata, sempre ad opera della Luna che nel frattempo si è pentita per avervi bistrattati e ora passando in Ariete vi pizzicotta affettuosamente per farvi ridere. Meno male, almeno lei, di noie e complicazioni ne avete avute già abbastanza. Amore ed Eros, sentimenti confusi, a causa di emozioni sconosciute che faticate a cavalcare. Stranamente possessivi in amore, alternate momenti di alta tensione erotica ad altri di fastidio quasi epidermico, nei quali sentite il bisogno di isolarvi in un'intima chiacchierata che non ammette disturbi esterni. La persona amata si sente davvero bene e vuole portarti via dal trambusto della vita quotidiana e andare insieme in un luogo tranquillo e pacifico. Questa è una grande opportunità per migliorare il vostro rapporto su tutti i fronti. Coinvolgete la persona che avete scelto di avere accanto per la vita, con il vostro focoso entusiasmo, la simpatia così trascinante, la volontà di fondervi in una cosa sola. La Luna in Ariete è il pilota di un rivoluzionamento amoroso, che caratterizza tanto le storie di lungo corso quanto quelle che createsi da poco, specie se siete nati in dicembre. Lavoro e denaro, poca voglia di aprire l'agenda e ricominciare una nuova giornata lavorativa. Passi se a occuparsene è la vostra segretaria, ma la gestione di questioni spinose e la snervante burocrazia toccano comunque a voi. Buone notizie sul fronte finanziario, è arrivato il momento di studiare nuove strategie. Ci potrebbero essere novità nel campo professionale che riguardano il vostro ruolo, per cui, già dalle prossime ore, preparatevi a ricevere nuovi incarichi, forse anche più pesanti e di maggiore responsabilità. Siete in fase di preparazione di interrogazioni per la fine dell'anno scolastico? Un lucidissimo Saturno dall'Acquario vi fornisce la giusta concentrazione per fare una figura di prim'ordine, specie se siete nati nella seconda decade. Benessere, caviglie gonfie e pancia strabordante, bandite subito il sale e bevete solo acqua naturale, evitando le bibite gassate e il prosecchino come aperitivo, in capo a qualche giorno rientrerete nelle misure di sempre. Forse è ora di regalarti un po' di shopping. Una nuova crema idratante sarebbe una buona idea o forse degli orecchini o un cappello nuovo. Qualcosa per accentuare il tuo volto e l'energia che ne emana. Per lei, serata trasgressiva, almeno a tavola e se vi piace col bicchiere, tutto ok per chi sa stare in equilibrio senza eccedere. Per lui, notte magica, nei sogni trovate la risposta a tutte le vostre domande, la chiave è nel cuore. Colore delle emozioni, cannella. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.